lo sciopero è legittimo, il suo punto di vista? Ma allora, se si dice che lo sciopero è legittimo perché la cultura è un pubblico servizio, questo apre un enorme fronte, perché i musei non chiudono solo quando i lavoratori sono in sciopero, chiudono per fare degli eventi privati, chiudono perché non ci sono abbastanza dipendenti, chiudono perché non ci sono abbastanza finanziamenti. Allora, quanti ministri per i beni culturali sono stati fuori legge e hanno interrotto un pubblico servizio? Se apriamo questo fronte, apriamolo seriamente. Quanto alla situazione degli Uffizi, è il frutto avvelenato di una privatizzazione fatta malissimo, creando monopoli, creando concentrazioni di interesse. Mi sembra singolare che alla fine a pagare il conto debbano essere i più deboli, cioè i lavoratori. Mi sembra proprio un grave errore. Ma noto un ampio protagonismo del garante in questa stagione, che non sempre ci azzecca, come dire. Ovviamente, come hanno già detto giustamente le organizzazioni sindacali qui, studieremo il tipo di intervento, sapendo che facciamo una netta distinzione. Se si parla di sicurezza e di certezza, come dire, del patrimonio, noi non abbiamo dubbi. Se si parla di biglietti o di incassi delle librerie, beh, è difficile sostenere che un servizio pubblico essenziale.